Buongiorno dal TG1. Da domani le consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo, partiti alle prese con l'organizzazione delle delegazioni che saliranno al Colle. Restano i veti incrociati, ma continuano i contatti. I 5 Stelle insistono, Di Maio Premier è la condizione imprescindibile. Il servizio di Francesco Maesano. I 5 Stelle saliranno al Colle per ultimi giovedì pomeriggio. Le linee guida tracciate da Di Maio per ora non cambiano. Al leader del movimento Palazzo Chigi, disponibilità al confronto sul programma e squadra dei ministri, ma porta chiusa a Silvio Berlusconi. Se questo significhi un no al partito o solo alla figura dell'ex cavaliere, si scoprirà più avanti. Vogliamo andare al governo del Paese con Luigi Di Maio Premier e un programma da attuare, a partire dal taglio ai costi della politica, dei vitalizi, lotta alla corruzione, lavoro e fisco. Io penso che questo sia il modo migliore per rispettare il voto popolare del 4 di marzo. Per il momento nessun incontro in agenda con Matteo Salvini, ma contatti che proseguono. Le convergenze di queste ore su Russia e migranti rendono la relazione speciale sempre più esplicita. Resta da smorzare qualche malumore per l'ipotesi di accordo. E allora, da una parte, Di Maio apre il campo e sul blog pubblica un appello a tutte le forze politiche per trovare l'intesa, anzi l'unanimità, sull'abolizione dei vitalizi. Dall'altra, potrà misurare la temperatura del fronte interno nell'incontro con il gruppo parlamentare fissato per questo pomeriggio. Sul tavolo anche la politica economica. I 5 Stelle vogliono la presidenza della commissione speciale sul DEF al Senato, mentre il presidente della Camera, Fico, interviene sulla lotta alle diseguaglianze partendo dalle pensioni sotto 1.000 euro, situazione inaccettabile, scrive, che non può essere ignorata.